Non sono come te. Non sono figlio di puttana e stupido come te. Tu la mia faccia non la vedrai mai, capito? BB, piglia sto dito e ficcalo in culo a tua madre. Ad andare inseguiti e trovare foto delle nostre amiche. Ma una foto di tua madre Troia, io non la vedo da nessuna parte. Allora, questo video non lo volevo fare, però purtroppo mi tocca e vorrei, come dire, confidarvi con voi e dirvi tutta la verità. Allora, io sono sempre stato bullizzato da piccolo, non ho mai avuto amici e la mia infanzia è sempre stata molto difficile. Con l'apertura del canale sono riuscito un attimo a cambiare, a essere più felice, però non capite ciò che mi è successo. Scusate che, sapete, quando apri il tuo Instagram e ti minacciano, ti insultano la famiglia, ti insultano la madre, vai in discoteca, cercano di picchiarti, magari ti fanno dei video nel quale ti prendono in giro, non è bello, non potete capire. Io purtroppo non posso più uscire di casa nemmeno da solo perché è tosta. Cioè, sapete che su 150.000 iscritti, 40.000 sono tutti haters. Non è facile così. Cercherò di non piangere, però sapete, io faccio vedere che sono una persona forte, ma in verità sono un debole, sia dentro che fuori. Veramente sto cercando di non piangere, ma non ce la faccio. Ad esempio, vi approvo la prima chat, mi vengono a dire "che coglione". Un altro mi dice "ma datti una svegliata, coglione. Lavati i denti". Vedete, cioè, insulti senza senso, gratuitamente. Ma io volevo solamente fare la webstar. Io avevo solamente un sogno, avere nuove amicizie. Purtroppo non... purtroppo sono più insultato e preso di mira di prima. Ma perché fate così? Io... sapete che non è facile non avere amici, essere escluso da tutti quanti, cioè... essere preso per il culo per come mi vesto, per ciò che indosso, non è facile. Io dico sempre, non me ne frega un cazzo di nessuno, ma quando sono tutti quanti a insultarmi, non è facile. Prossima persona mi dice, "ma tu chi sei, Pischellino? Ma come cazzo parli? Vieni a farti un giro a Palermo". Allora lui mi dice, "sei una merda falsa. Comprati delle collane vere, non delle merde di plastica che ti regalano con le sponsorizzazioni. Merda, trash without cash". Vedete? Solo insulti, offese. Non è bello. Non è bello. Forse voi non siete mai stati bullizzati come è capitato a me, però fidatevi che... Non è bello. "Ci godo, sfigato. Non crederti figo. Sono false le collane che hai, si vede lontano un miglio. Sfigato del cazzo, nella prima foto sembri un barbone con il sacco di immondizie in testa". Vedete? Io ho provato a fare l'intrattenitore, però non ci sono riuscito. "Ma potremmo incontrarci che ti do due botte in testa, morto di fame. Vuoi fare gang 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 ma sei stupido frocio". Vedete? Minacce su minacce. E io purtroppo è settimane che non esco più di casa. Poi qui volevo fare un video musicale e avevo fatto un post nel quale scrivevo "cerco ragazze di Milano per video musicale". Questo qua mi dice "c'è quella troia di tua mamma se vuoi". Vedete, oltre a offendere me, offendete anche la mia famiglia che non c'entra nulla. E non è bello, cioè già sono a pezzi e... ho pensato di anche tagliarmi, di farmi del male a me stesso, siccome non mi accetto io. Siccome a voi non vado bene così come sono. A me spiace veramente, sapete, mi sento vuoto sia dentro che fuori. Questo mi dice "ma stai zitto, coglione del cazzo, ti sai solo vantare". Non è che mi so vantare, io ho cercato di essere una persona che purtroppo non posso essere e non sarò mai. Poi qua ho fatto un video nel quale flexavo delle banconote. "Sono gli ultimi che ti rimangono, pezzente di merda. Ti gonfio, pezzo di merda". Altre minacce, vedete.
Ora io mi spiego come faccio uscire. Non posso, perché sta gente mi minaccia, mi insulta, mi offende. E voi non capite, veramente sono anche andato dallo psicologo. Ho chiesto aiuto perché fino a un certo punto reggevo, ma poi comunque anche mia madre mi ha visto che soffrivo, allora aveva paura che mi sarei fatto del male da solo. Un altro mi dice: ti prendo a pugni in testa, sfigato di merda, ti spacco di botte. Cioè, vedete, il tutto perché faccio dei video su YouTube. Gli insulti continuano, cioè, fino a domani mattina ci sono sui direct privati su Instagram, su YouTube, addirittura mi arrivano minacce sulle email, la gente ogni tanto mi arriva sotto casa, io non riesco più a vivere così. Ho cercato di trattenere le lacrime, però non è facile. Questo è l'unico e il primo video su di me che faccio seriamente. Se volete starmi vicino e supportarmi, perché ora mi sento solo come una merda, potete seguirmi su Instagram, FreshBreakEsce. Niente, appena mi riprendo un attimo e le offese smettono di venirmi contro, porterò contenuti belli e ritornerò su YouTube. Però per ora, come è giusto che sia e anche voluto da voi, mi prenderò una pausa. Grazie per l'attenzione. Frega un cazzo di nessuno.